Dal Vangelo di Giovanni. In quel tempo Gesù disse: «Non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore, se no vi avrei mai detto vado a prepararvi un posto? Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado conoscete la via». Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via?» Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto». Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gli rispose Gesù: «Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi tu dire mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Credete a me, io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità io vi dico, chi crede in me, anch'egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre». Le pagine del Vangelo che di domenica in domenica noi ascoltiamo non sono come le frasi che troviamo nei cioccolatini, non sono come degli aforismi che ogni tanto noi possiamo leggere. Le frasi del Vangelo sono sempre in un contesto, hanno sempre una cornice, c'è un prima e c'è un poi. Allora dobbiamo chiederci: la pagina che abbiamo appena ascoltato, dov'è che Gesù l'ha pronunciata e quando Gesù l'ha pronunciata? La risposta è nell'opera d'arte che vedete alle mie spalle e che si trova nella cattedrale di Lanciano. Gesù ha pronunciato queste parole nel cenacolo, durante l'ultima cena, a poche ore dalla sua passione e dalla sua morte. È questo il contesto, fratelli e sorelle, che dobbiamo tener presente se vogliamo comprendere quello che Gesù ha detto. La pagina del Vangelo di oggi ci parla del turbamento presente nel cuore degli apostoli e la parola utilizzata fa riferimento al mare in tempesta. Ma la pagina precedente ci dice che Gesù, quando aveva annunciato il tradimento di Giuda, era anch'egli turbato, anche il suo cuore era nella tempesta. Eppure in questo momento Gesù dice: «Non sia turbato il vostro cuore». Non dovete essere nella tempesta. Io sto per terminare la mia vita in mezzo a voi, ma il Signore, il Padre, sarà sempre presente al vostro fianco, così come sarò presente al vostro fianco anch'io. Abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me. È come se Gesù stesse dicendo agli apostoli: ci conosciamo da 3 anni, abbiamo condiviso le giornate e le notti, abbiamo condiviso le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce, i momenti belli e quelli brutti. Vi ho forse lasciati qualche volta da soli? Vi ho forse lasciato pensare che vi avrei abbandonato? Mai. Non lo farò nemmeno in questo momento. Abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me. Io
sto per andare a prepararvi un posto nella casa del Padre mio. Immediatamente ci verrebbe da pensare al paradiso, ma non è al paradiso che Gesù si sta riferendo. Gesù nel Vangelo di Giovanni aveva definito casa del Padre mio il Tempio, ma aveva anche detto che il Tempio materiale, quello di Gerusalemme, sarebbe stato distrutto, ma che ci sarebbe stato un nuovo Tempio, Lui stesso. Allora il posto che Gesù ci sta preparando è quello di pietre vive intorno a Lui, la pietra angolare, la pietra fondamentale, perché noi possiamo essere il tempio spirituale, la casa spirituale di Dio nel mondo. Perciò poi, terminando il Vangelo di oggi, Egli potrà dirci che noi siamo chiamati a compiere le sue stesse opere. Quello che Lui ha fatto nei confronti del Padre, noi dobbiamo farlo nei confronti di Gesù. Come Gesù ha compiuto le opere del Padre, noi dobbiamo compiere le opere di Gesù. Ma la strada che ci indica Gesù, le opere che Gesù ci chiede di fare, non sono i miracoli, sono le opere d'amore, le opere di misericordia, le opere di giustizia. È in questa direzione che noi dobbiamo trovare la realizzazione di noi stessi, il compimento delle opere di Dio. Altrimenti, come Tommaso, noi diremmo: Signore, ma non sappiamo dove stai andando, come possiamo seguirti? E allora Gesù dirà a noi, come ha detto a Tommaso: lo so che il tuo navigatore in questo momento è impallato, lo so che sei concentrato su te stesso e stai facendo sempre la stessa strada, lasciati andare. Guarda quello che ho fatto io, ascolta le parole che io ho detto e fai le stesse cose, troverai la direzione giusta nella tua vita. La via per gli ebrei era l'osservanza della Torah, la via per gli ebrei era l'osservanza della legge, in modo particolare dei 10 comandamenti. Ora Gesù sta dicendo a Tommaso e a noi con lui: dovete osservare le mie parole, dovete mettere in pratica il mio comandamento, l'unico che io vi lascio, il comandamento nuovo, quello dell'amore. Allora giungerete al traguardo che è la verità su Dio e su voi stessi. Infatti Gesù non dice soltanto «io sono la via», così come i cristiani venivano definiti all'inizio, quelli della via, dice anche «io sono la verità». La verità, dice Gesù, di esserla, non di possederla, non di conoscerla, perché la verità non è un concetto, non è un'idea, non è una lezione da imparare a memoria, non è una filosofia, non è un codice. La verità è una persona, è Lui stesso. Conoscere la verità significa conoscere il vero volto di Gesù e attraverso di Lui, come risponderà poi Gesù a Filippo, il vero volto di Dio. Avere la verità di Gesù in noi significa saper vedere chi veramente Dio è. Avere la verità di Gesù in noi significa capire chi veramente l'uomo è, chi veramente siamo noi, creati a immagine e somiglianza di Dio. A volte, infatti, come ci capita con le persone sulle quali proiettiamo i nostri giudizi, i nostri limiti, le nostre aspettative e anche le nostre speranze, senza riuscire a conoscere le persone per quello che realmente sono, a volte questo ci capita anche con Dio. Anche su Dio noi proiettiamo le nostre idee, anche su Dio proiettiamo le nostre speranze, forse anche le nostre delusioni e i nostri peccati, e quindi ci creiamo un Dio in maschera, un Dio che non è quello vero, un Dio che non è quello che ci ha rivelato Gesù.
Il nostro Dio non è il legislatore cattivo che prima fa le leggi e poi, siccome non riusciamo ad osservarle, ce la fa pagare. Il nostro Dio non è un Dio che si lega le cose al dito. Il nostro Dio è amore, è padre, è madre, è misericordia, è tenerezza. Ci dice infatti tutto l'Antico Testamento che il Dio di Gesù, il Dio rivelato prima dai profeti in modo imperfetto e poi in modo definitivo da Gesù, è un Dio che ama la giustizia, è un Dio che ha a cuore il debole, il povero, l'orfano, lo straniero, la vedova, il bambino. Cioè tutti coloro che sono scartati dalla società, tutti coloro che sono periferia esistenziale, per dirla con le parole di Papa Francesco. E l'immagine di Dio bella che Gesù ci rivela ci chiede di essere concretizzata nella nostra vita come Gesù ha fatto nella sua. Gesù ha fatto le opere del Padre. Noi dobbiamo compiere le opere di Gesù. Perciò possiamo fare le opere anche più grandi di quelle che ha fatte Gesù, non perché siamo chiamati a compiere i miracoli, ma perché dobbiamo compiere le opere dell'amore, le opere della giustizia, le opere della condivisione, le opere della collaborazione, dividere il nostro pane con l'affamato, dividere il nostro vestito con chi è nudo, accogliere nella nostra casa chi ha bisogno, accompagnare sulla strada chi si è smarrito. Questo ci dicevano i profeti, questo ci dice Gesù. Allora è fuori luogo dire come Filippo: mostraci il Padre e ci basta, perché come Filippo anche noi abbiamo il volto di Dio davanti a noi, abbiamo la presenza di Gesù davanti a noi, Gesù che è nostra via, Gesù che è il rivelatore del Padre. Dobbiamo seguirlo sulla strada che Lui ci apre, facendo tesoro di questa eredità spirituale che ci lascia durante l'ultima cena e cercando di concretizzare questa eredità nella nostra vita quotidiana. Allora la passione, la morte e la risurrezione di Gesù porteranno i loro frutti nella nostra esistenza. Ad esempio, mi piace condividere con voi questa cosa: la parola verità, Gesù che dice di essere la verità, ha la stessa radice di primavera. E allora Gesù vuole che la nostra vita germogli e vuole che attraverso di noi germogli la vita di tutti, perché nella vita di tutti possano spuntare prima i fiori e poi i frutti dell'amore, della giustizia e della misericordia. Così il tempo di Pasqua sarà il tempo del compimento, il tempo pasquale sarà il tempo in cui vediamo realizzati i cieli nuovi e la terra nuova che Gesù è venuto a regalarci. Buon tempo di Pasqua a tutti, seguendo Gesù via, verità e vita.